pioggia, vento e temperature autunnali. Il calendario segna il 21 giugno, ma l'estate si è travestita d'autunno. Uno scherzo del tempo che è costato caro agli agricoltori, ma anche ai concessionari di spiaggia e dai turisti. Speriamo che migliori i prossimi giorni. Lei è in vacanza qui. Da dove arriva? Da Parma. È il primo anno che viene in vacanza nella Riviera delle Falde? È il quarto anno. Solo quest'anno ha trovato questo tempo? No, purtroppo tutti gli anni. Quest'anno infatti abbiamo posticipato di una settimana, ma anche quest'anno la prima settimana mi sa che ci andrà male. Io ho due bambini piccoli, è una bella zona, tranquilla. Oggi avete dovuto tirar fuori le maglie, le felpe, avevate qualcosa di un po' più autunnale in valigia? Sì, visto gli anni scorsi, sì. Quindi ci eravamo già attrezzati. Gli chalet hanno dovuto mettere in salvo sdraio, lettini ed ombrelloni, provvedendo a togliere qualche fila. La furia del mare li stava infatti portando via e anche i cuochi hanno lasciato le padelle sul fuoco per aiutare i bagnini. Disagi anche al porto, alcune imbarcazioni hanno fatto fatica a rientrare, ma alla fine si sono messe in salvo, mentre la capitaneria ha dovuto compiere gli straordinari per controllare gli ormeggi a causa delle forti raffiche di vento. Lo stop al maltempo è previsto per mercoledì mattina e nel frattempo pioggia e vento non risparmiano nessuno, turisti, agricoltori, operatori di spiaggia e persino gli artisti di scultura viva in azione al molo. Senza contare il nostro operatore video, travolto al porto da un'onda anomala.